sono tornato con un piccolo ma significativo video per unirmi alla scia del successo di una clip che sta sfondando la rete, con l'umorismo più puro nonostante il contesto in cui è stata fatta. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova storia piena di azione? Davvero, andremo a vedere e capire il significato dei tizi che ballano con la bara in spalla. Dai, lo so che ormai tutti li conoscete e sapete benissimo di cosa parlo. Anche a chi non fa ridere sicuramente interesserà sapere da dove è nato tutto. Se quindi siete tra quelle persone, prima di tutto passate dal mio canale Telegram di sconti ufficiale per risparmiare qualcosina su Amazon ogni giorno e partiamo! Grazie o a causa, vedete voi, della situazione attuale, il funeral dance è tornato in vita, ma in realtà risale al 2017 questa cosa. Un video era diventato virale dove venivano mostrati dei trasportatori di bare, in inglese pallbearer, di origine ghanese, proprio nel loro paese, che mostravano delle elaborate, credo, coreografie per onorare i defunti. Più di 3 milioni di persone in poco tempo avevano visto quel video di BBC che documentava la cosa, diventando addirittura un vero meme virale, e milioni di persone hanno usato uno spezzone per sbizzarrirsi. E ora è ritornato dalla morte. Che strano gioco di parole, per far fronte alla noia durante la quarantena. Adesso viene chiamato semplicemente Coffin Dance Crew e mostra appunto 6 uomini alla Men in Black che ballano. In descrizione vi lascio l'originale clip di circa 2 minuti della BBC. In un'intervista appunto con quest'ultima, il capo di questa banda, Benjamin Aido, ha spiegato tutto. Loro hanno un'agenzia funebre con persone apposta che trasportano le bare. Le persone quindi possono scegliere i vari pacchetti e includere un extra, cioè una commemorazione ballata durante il trasporto della bara, con varie coreografie a scelta, non soltanto una. Hanno un intero libretto per scegliere il ballo che più si adatti al deceduto. Non è assolutamente una forma irrispettosa di commemorazione. In alcuni paesi ritengono la religione non debba essere piatta e noiosa, quindi non soltanto organizzano feste e cantano in coro nelle chiese in modo appassionato, ma fanno tante altre cose come questa, per dimostrare che la religione può unire davvero. La storia alla fine è tutta qua, niente di eccezionale, ma comunque davvero interessante. Loro sono i primi in Ghana ad aver iniziato questa cosa. Tanti altri vorrebbero imitarli, ma i pochi che hanno creato questi extra non sono riusciti a sconfiggere l'esperienza e le capacità di questa crew. Ovviamente una cosa avrete capito, la musica non è la loro. Non c'è un DJ in un funerale di solito. Non so di preciso chi sia stato, ma qualcuno ha aggiunto una traccia chiamata Astronomia di Vystone e Tony Iggy del 2010, così sapete anche dove andare a pescare la canzone. Comunque è tornato virale grazie a una famosa applicazione che di questi tempi sta facendo parlare moltissimo di sé, TikTok, dove potete trovare anche la mia pagina ufficiale con il nome in descrizione per nuove top da pochi secondi. Il tema principale dei video con la crew della bara è semplice. Persone che fanno una cavolata o hanno vissuto un grosso epic fail cadendo oppure rischiando grosso, che ne so, e alla fine l'aggiunta semplice di un pezzo del ballo. Ce ne sono davvero tantissimi di video online con cui farvi una piccola risata se volete. Con questo concludiamo questa piccola ma vitale storia. Spero il video vi sia piaciuto, in quel caso lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.